Ricordate che vi avevo parlato all'inizio, nella prima... scusate, ho dei capelli assurdi, c'era un vento di terra fuori, vabbè. Vi ho parlato del concetto di autofagia e praticamente di riciclo delle cellule, del materiale cellulare, di cellule che erano danneggiate, che avevano accumulato anche dei danni a livello del DNA e delle proteine per tantissimo tempo e che sono tenute all'interno degli organi perché, bene o male, non ci sono dei segnali di riciclo cellulare. Quando è che effettivamente si va al riciclare, ragazzi? E la pandemia ce l'ha insegnato perché ha messo in crisi tantissimi settori economici e anche la crisi energetica, i quali si sono attivati. Prima c'era l'abbondanza, poi l'abbondanza è finita a causa di questa crisi, sia dovuta alla pandemia, sia dovuta alla guerra, e quindi molte aziende si sono, diciamo, reinterpretate per cercare di essere più efficienti nella loro struttura a livello energetico, a livello produttivo, e noi stessi lo abbiamo fatto sia a livello lavorativo, perché magari alcune persone potevano avere avuto dei problemi, perdita di lavoro oppure riduzione dello stipendio mensile, e quindi hanno cercato di controllare alcune uscite, visto che le entrate non erano più le stesse. Ecco, e metaforicamente anche la nostra cellula pensa così, fino a che c'è l'abbondanza, per quale motivo mettersi lì a riciclare? E quindi teniamo, conserviamo. La metafora anche del garage che vi ho fatto è la stessa cosa, cioè quando c'è abbondanza manteniamo, teniamo lì e non buttiamo mai via, non recicliamo mai niente. Ecco, quando invece c'è mancanza di energia, quando c'è un debito energetico, la cellula è costretta a riciclare perché si trova in una condizione di stress e quindi partono tutti dei segnali che permettono il riciclaggio di tutte quelle parti organiche che effettivamente sono considerate dannose o non più o che non sopportano più il sistema in sé biologico per la sopravvivenza. Quindi vi faccio vedere questa diapositiva che secondo me riassume tutto e porta, sposta la nostra metafora proprio nel discorso dell'alimentazione. Quindi partiamo dai segnali ormonali che abbiamo visto: la ghrelina, la leptina, l'IGF-1 e l'insulina. Ve li ricordate? Li abbiamo visti. Questi segnali che vengono dall'esterno, quindi dall'ambiente ricco di energia, straricco di cibo, di abbondanza, eccetera, comunicano alla cellula soprattutto di ampliare, soprattutto la leptina, ok, e l'insulina e l'IGF-1 che sono correlati, stimolano il famoso mTOR. L'mTOR è, diciamo, il gene che tutti i culturisti vogliono sempre attivato, perché è il gene che stimola l'anabolismo, ok? La crescita, non pensa al riciclo, pensa a aumentare ancora di più ciò che ha. È come se fosse un accumulatore di soldi, per dirvi, ok? Quindi, che come potete vedere, l'mTOR va a bloccare tutta una serie di segnali che sono coinvolti, lo vedete qui in fondo, nella formazione della struttura del fagosoma, che è praticamente una struttura che permette la distruzione delle cellule danneggiate e il riciclo, ok? Il riciclo cellulare, sia a livello proteico che anche la distruzione delle cellule che hanno accumulato danni del DNA. Come potete vedere, il glucosio, quindi l'abbondanza di energia, l'abbondanza quindi di ATP sotto forma di alimentazione superiore come calorie rispetto a quello che abbiamo bisogno, blocca anche questo segnale che è la MPK. La MPK è quello che dice che il quantitativo di energia è molto critico.
Ok? Quindi, come potete vedere, questo segnale MPK e mTOR comunicano fra di loro. E questo è molto interessante perché ci porterà a capire nelle prossime, nei prossimi corsi sportivi, ne parlerò, il fatto che questi due segnali contrastano fra di loro. Quindi quando ci alleniamo facendo un tipo di allenamento ipertrofico si tende a stimolare l'mTOR, la crescita. Quando invece andiamo a correre per tante ore tendiamo poi ad andare in debito e a stimolare la MPK. La combinazione di questi due segnali, se svolti nello stesso allenamento, può essere deleteria per il segnale cellulare. Comunque, chiusa parentesi, il discorso è che quando c'è abbondanza non c'è stimolo di MPK e c'è stimolo di mTOR e quindi si accumulano errori all'interno della cellula perché non viene riciclato niente. Guardate anche qui l'acetil-CoA che può venire da tutta la parte dei lipidi. Ok, anche se viene poi l'acetil-CoA da altri, anche dal glucosio, da altre forme. E in ogni caso, acetiltrasferasi, proteine, blocco di tutte quelle proteine che innescono effettivamente il riciclo cellulare, la distruzione delle cellule danneggiate. Quindi, mentre la MPK che abbiamo visto è invece stimolato dalla ghrelina, guardate un po', la ghrelina è diciamo, l'ormone dello stimolo della fame, quindi si alza quando c'è fame. Quindi, quando noi resistiamo allo stimolo della fame, diamo la possibilità alla ghrelina di agire sull'MPK e di ripulire il nostro corpo, detossificarlo dalle cellule danneggiate. Il NAD più, ok, agisce come abbiamo visto, quindi quando c'è poco cibo. C'è poca energia, agisce sullo stimolo delle sirtuine, i quali bloccano la cetilazione proteica di tutti questi segnali che effettivamente in qualche modo possono poi, vedete, li bloccano la cetilazione proteica del DNA, degli stoni del DNA, non permette poi al DNA di esporre tutti quei geni che possono essere trascritti e quindi innescare tutte queste reazioni. Questa diapositiva per dirvi cosa? Che guardate qui anche per esempio, scusate, la leucina, l'arginina, la metionina, quindi tutti aminoacidi presenti in un'alimentazione molto ricca di proteine animali o quantomeno molto carica, va a bloccare tutti questi segnali, sestrina, il castor, il GATOR2, che sono dei messaggi che effettivamente bloccano l'azione dell'mTOR. Quindi, più aminoacidi ci sono e più l'mTOR è libero di agire. Meno aminoacidi ci sono e più l'mTOR è bloccato, si sposta tutto sulla MPK e si apre il gate praticamente della pulizia del nostro corpo. Quindi è molto importante capirlo che la restrizione calorica e il digiuno sono in grado di attivare il NAD. Più sono in grado di attivare la MPK e le sirtuine, far diminuire tutti degli ormoni, insulina, IGF e leptina, la combinazione sinergica di questi fattori permette la pulizia del nostro corpo. E credo che questo sia già una cosa importante. È inutile che ci puliamo, ci mettiamo le cremine, il collagene, tutte queste cosine esterne, se effettivamente poi non siamo in grado di adottare uno stile di vita che permetta anche la pulizia interna del corpo, perché è quella che ci dà uno stile di vita adatto, non è l'apparenza esterna. Ok? Quindi spero che anche questa diapositiva vi abbia fatto effettivamente capire come si svolge le funzioni che ha il digiuno intermittente, la restrizione calorica nel nostro corpo e credo che questa sia una delle funzioni più importanti per la longevità, per una vita più sana, perché va a eliminare tutti gli errori che si sono accumulati nel tempo.